Amici Barbecue Mania, bentornati. In questo video andiamo a vedere un barbecue a gas della Breaking e nello specifico andiamo a vedere il modello Regal 420. Parliamo di un barbecue a gas che può essere alimentato sia con gas GPL, per cui bombola che può essere inserita all'interno del suo mobiletto, o eventualmente acquistando il componente optional possiamo alimentarlo con gas metano, per cui allacciarlo direttamente alla linea del gas di casa. Il barbecue, il Regal 420, si compone di 4 bruciatori in acciaio inox, 4 bruciatori che la Breaking garantisce per 10 anni, mentre coperchio e braciere sono garantiti a vita. Come tutti i barbecue americani abbiamo un barbecue con coperchio, per cui all'interno di questo barbecue è possibile andare ad effettuare sia cotture dirette che cotture indirette. Sappiamo già bene o male che cosa significa, però lo ripetiamo per coloro che magari non hanno visto altri video. La cottura diretta è la classica grigliata dove andiamo a porre quello che cuciniamo direttamente sopra la fonte di calore. La cottura indiretta è quella cottura effetto forno dove quello che cuciniamo è posta lontano dalla fonte di calore, per cui la cottura diretta può essere fatta anche con coperchio aperto, la cottura indiretta va fatta solo ed esclusivamente con coperchio chiuso. Appunto, per facilitare il discorso della cottura indiretta, Breaking ci mette a disposizione un pratico termometro posto sul coperchio che poi andiamo a vedere nello specifico. Il barbecue, il 420, dispone di 2 piani laterali che possono, volendo, possono anche essere smontati e non inseriti se avete necessità di spazio o di dover inserire comunque il barbecue in un sistema ad incasso. Abbiamo un mobiletto con 2 sportelli, all'interno del mobiletto troviamo appunto il vano porta bombola e un piano di appoggio, e abbiamo anche la nostra leccarda raccogli grasso. Il barbecue che stiamo vedendo ha una potenza totale di 12 kW, ha un'area di cottura di 66 cm di larghezza per 49 di profondità e l'ingombro totale del barbecue, compresi i piani col coperchio chiuso, è di 140 cm di larghezza, 65 di profondità e 128 di altezza. Quello che possiamo vedere è che abbiamo comunque sui piani laterali dei ganci porta utensili e abbiamo anche delle mensole che possono andare a contenere le nostre salse o spezie. Comunque hanno 2 mensoline che possono tenere appunto tutto quello di cui necessitiamo per poter portare al termine nel migliore dei modi la nostra grigliata. A differenza di altri barbecue, il Regal 420 ha il coperchio che gira sull'asse centrale. Cosa significa? Lo vado ad aprire e ve lo faccio vedere. Aprendo il nostro coperchio vediamo che l'ingombro posteriore del coperchio aperto è minimo. Questo perché, avvicino la telecamera così lo vedete, questo perché le cerniere del coperchio sono poste sul centro del braciere. Questo elimina tutto quello che è l'ingombro del coperchio aperto, per cui riusciamo ad avere delle dimensioni di profondità a coperchio aperto limitate. I bruciatori vengono comandati tramite queste manopole, il controllo è infinitesimale, per cui non abbiamo un minimo, un massimo, ma abbiamo diversi tipi di regolazione. L'accensione del barbecue avviene tramite piezo elettronico con pila. Tenendo premuto questo pulsante, aprendo le varie manopole, possiamo andare ad accendere 1, 2, 3 o 4 bruciatori contemporaneamente, o anche solo uno o solo due. Comunque i bruciatori sono del tutto tutti quanti indipendenti.
Abbiamo un'area di cottura realizzata con griglie in ghisa reversibili, abbiamo un lato stretto che ci permette di andare a cucinare pietanze povere di grasso, ma se dobbiamo andare a cucinare qualcosa ricco di grasso e vogliamo evitare delle fiammate, basta girare la nostra griglia. Vedete, abbiamo una canalina molto più ampia, questo va a raccogliere i grassi e li va a convogliare verso il nostro raccoglitore. Al di sotto delle griglie abbiamo delle barre Flavor Wave. Le barre Flavor Wave vanno a proteggere il bruciatore e fanno sì, sono queste qui, sono facilmente asportabili, possono essere lavate in lavastoviglie, sono in acciaio inox e come vi stavo dicendo vanno a proteggere il bruciatore in modo tale da evitare fiammate eccessive e fumo eccessivo. Perché? Perché il grasso cadendo sopra queste barre incandescenti viene vaporizzato, per cui quello che viene su non è un fumo ricco di grasso che può dar fastidio, ma è più che altro vapore. Oltre alle griglie in ghisa, come optional abbiamo anche la piastra in ghisa, basta togliere due griglie, avremo mezza area di cottura con griglie in ghisa e mezza area di cottura con piastra in ghisa. Troviamo anche una pratica griglia di riscaldamento. Questa griglia ci permette di tenere in caldo le pietanze già cotte nel frattempo che attendiamo di finire a cucinare le altre. Come detto, sul coperchio troviamo un pratico termometro che ci permette di gestire la temperatura di cottura durante le cotture indirette e abbiamo anche un pratico maniglione in acciaio inox che ci facilita l'operazione di apertura e chiusura dello stesso coperchio. Se andiamo a vedere all'interno del nostro mobiletto, troviamo, come già detto, troviamo la leccarda raccogli grasso. Questa leccarda va a raccogliere tutti i grassi di cottura. Li convoglia all'interno di una vaschettina, adesso provo a farvelo vedere. Li convoglia, come detto, all'interno di una vaschettina. Questa vaschettina è di facile, è abbastanza facile toglierla in modo tale, non so se si vede bene perché è buio. Questa vaschettina è questa qui, la possiamo togliere, metterla in lavastoviglie e lavarla molto facilmente. Eccola qua, si toglie in maniera abbastanza pratica. Abbiamo il nostro vano portabombola che ci permette di andare a inserire all'interno del barbecue bombole fino a 6 kg. Compreso nel prezzo, abbiamo già il nostro regolatore col tubo in gomma, per cui basta allacciare la bombola e siamo pronti a cucinare. Barbecue Broil King è sicuramente un barbecue di alta qualità, soprattutto se iniziamo a parlare della linea Regal, ma sono molto pratici perché sono gli unici che permettono di andare a installarlo con kit gas metano senza perdere la garanzia del produttore. Il Regal 420 lo trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it. Vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook barbecumania.it e anche ad iscrivervi al nostro canale YouTube, dove con i vari video cerchiamo di tenervi sempre aggiornati su quelli che sono i prodotti proposti all'interno del nostro sito internet, sulle loro caratteristiche e anche su come andarli a utilizzare al meglio. Un caloroso saluto da Emanuele e vi auguro a tutti quanti una buona grigliata, al prossimo video.